Ragazzi, sono Insane Gamer ed oggi sono tornato su un nuovo episodio di Minecraft. Allora, mi state vedendo sempre nello stesso villaggio perché sto facendo un po' di test. L'altra volta aveva funzionato il trucco di lasciare una casa con una sola porta per chiuderli qua in modo tale da non perderli. E la prossima volta che arriva notte, che entrano dentro in 4-5, chiudo l'ingresso così non escono più e poi ci apprestiamo a tornare nella mia casa, che sapete che io ho perso il senso dell'orientamento. So di essere arrivato da di là, ma allo stesso tempo mi verrebbe da dire: segui l'acqua che ci arrivi. Non lo so, eh. Vabbè, aspettiamo un attimo, poi pensiamo, perché qua, da questa direzione di qui, perché ho trovato i villager disposti da qua. Con questo ponte qui ho trovato i villager, quindi so da dove sono arrivato. Ed è partito tutto perché ho detto andiamo nella direzione dove ho trovato i pillager l'altra volta, perché se loro sono lì vicino è perché c'è un villaggio vicino. Quindi questo è quanto. Ma tu hai qualcosa da scambiare di umano o soltanto cose? Il pesce palla. Oh no, i lama. Oh mamma. Io. Ma ti devi spostare, sì. Ah, l'ho messo nel compost. Volevo darla ai maiali, l'ho messa nel compost. Vabbè, fail. Scusate, non vorrei dirvelo, ma ho l'oro, quindi. Ah, ti ho fregato il lavoro. Così almeno do da mangiare a questi maiali qua, intanto che sono qui che aspetto che arrivi notte. Che cacchio, ma chi è il villager che ha messo veramente l'albero di fianco ai maiali convinto che non crescesse? Ma allora, ma mi prendi in giro, dai. Ok. Ma oh. Bravo, ti ho creato le scale, quindi per favore utilizzale, grazie.
ci sono ancora dei letti, ma scusatemi, ma venite, ma ragazzi, ma vieni di qua, ma... Oh, questo volevo dirti, vieni. Vai, vai, c'è ancora posto. Ok, allora, adesso sono pronto per tornare a casa. Allora, i villager sono tutti qua dentro che non possono uscire. Ora sono pronto per ritornare a casa e vedere se la ritrovo casa, perché sai che... È tutto fuorché facile. Allora, io l'ho incrociato in questo modo i villager, quindi tornando da questa parte di qui dovrei andare e tornare verso casa mia. Proviamo. Tanto sono sicuro. Mamma mia, ragazzi. Sì, da questa zona qua sono arrivato io. E adesso fatemi prendere la mia crafting table un attimo, così almeno... Faccio il pane che mi serve. Così faccio i miei 15 panini che mi servono. E sono pronto per tornare a casa. Andiamo. Andiamo, magari è più vicina di quello che penso casa mia, perché alla fine questa cosa qua l'avevo già vista anche che si estendeva vicino a casa mia. Qualche bioma è. Ma è sabbia bianca questa. No, è ghiaccio, via dal ghiaccio, ragazzi. Ma io questa non l'avevo beccato prima, ma è un bioma... No, non è un bioma. È solo... No, no, no! E muoio. Ecco che muoio. Vabbè. Certo che soltanto io posso rischiare di annegare dentro il ghiaccio, vabbè. Allora, andiamo a vedere se riconosco... Ok, qui c'è cose. Qui ci sono... Questi alberi che riconosco, più o meno, tanti polli, polli, eccoli qui. Ok, questo punto qua me lo ricordo che avevo detto cos'è questa cosa qui, va bene. Devo andare giù di là e dovrei... Tornare a casa in teoria, dovrei farcela, però vediamo. Allora, vediamo se riesco a non perdermi, eh. Sarà dura, ma ci posso provare. Qua c'è l'oceano. Oh, qua ci sono un sacco di api, quindi forse, forse è la zona giusta. Perché dove ci sono le api e dove sono spawnate in teoria. Madonna, che brutta grotta quella, schivarla a tutti i costi. Ok, questi qua, ok, me li ricordo da prima, questi fiori qui.
Fiori rosa me li ricordo da prima. Là ci sono i maiali. Dovrebbero. Dovrei trovare casa tra non troppo, in teoria, perché qua c'era una distesa di maiali e di pecore. Ok, polli. Non lo so, sto andando intuito, nel senso non ho guardato le coordinate dove fosse casa mia. Bene ragazzi, ce l'ho fatta a tornare a casa, ci ho messo tipo un'ora perché come potete vedere dal mio inventario sono morto anche. E comunque il villaggio è verso di là, però una cosa che voglio dire è non andate mai in giro senza prendervi le coordinate di casa perché altrimenti vi perderete sempre. Qui c'è il signore, il mio pastore, l'uomo del monte, come sempre, e che è lui che mi ha indicato la via, perché in realtà nel villaggio dove sono andato c'era lui anche come persona. Adesso torniamo a casa un attimo e poi chiudo il video. Perché veramente ho perso troppo tempo per oggi. Entriamo in casa. Non si può dormire, ma spawn point messo. Bene, ragazzi, per questo episodio di Minecraft, un po' più lungo del solito, almeno penso, non so quanto io lo abbia tagliato, è tutto. Lasciate like, commentate, iscrivetevi. Da InsaneGamer, bella, al prossimo video, ciao!